Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Tanto voglio chiedervi scusa per il ritardo che ho avuto col pronostico precedente, ovvero quello di Liverpool-Arsenal. In sostanza ho pubblicato il pronostico dopo la partita perché ho avuto un sacco di cose da fare. E quindi ragazzi, chiedo scusa. Comunque sul canale potete fargli una visita, anche una bella partita. Se no, ragazzi, pazienza, vi godrete questo e i prossimi. Allora, chi è che in Italia va a fare il pronostico della Supercoppa di Germania? Parliamoci chiaro, chi è che lo va a fare? Lo vado a fare esattamente io. Ci sono 5 pronostici entro domenica, siamo già a martedì, anzi questo video penso che verrà caricato mercoledì. Ci sono ben 5 pronostici, uno di Supercoppa di Germania, che è questo, uno di Europa League, due di Serie A e uno di Premier League, che chiuderà questa settimana, poi si andrà nella pausa per le nazionali. Detto questo, signori, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, si giocherà mercoledì sera all'Allianz Arena, però ragazzi giocheremo su FIFA all'Olympiastadion di Berlino. Motivo? Ho voluto fare finale di Coppa, ho fatto la DFB Pokal, che è la Coppa di Germania, non si può giocare la finale di Supercoppa, quindi ho cercato di avvicinarmi molto alla realtà, però purtroppo giocando solo la Coppa Nazionale si può giocare la finale soltanto all'Olympiastadion di Berlino. Ok che l'abito non fa il monaco, come si dice, però insomma io cerco sempre, per chi mi segue, di avvicinarmi molto al massimo della realtà. Ho quasi azzeccato il pronostico di, come si chiama, di Serie A tra Roma e Juventus. Per chi la vuole andare a vedere, trovate comunque la playlist qua sotto con tutte le partite. Finita 2-2 e ho fatto 2-1. Ci sono andato molto vicino, ci sono altri pronostici che ho azzeccato e quelli mi invito ragazzi ad andare a vedere sul canale. Questa è la Coppa di Germania, dovrebbe essere la Supercoppa ragazzi, però insomma ci accontentiamo così. E più che altro una cosa non realistica è che qua c'è il pubblico, mentre per ora sono dell'idea che il pubblico è meglio che non ci sia, e per un bel po'. Nuovo acquisto Sané ragazzi, è il terzo pronostico che faccio. Quanto ho detto pronostico in questo video già? Col Bayern Monaco nel giro per meno di poco più di un mese. Ho fatto il pronostico della finale di Champions League, quello della finale di Supercoppa Europea e questo della Supercoppa di Germania. Penso che entro Natale, levando la Champions League, che non sapremo ancora come saranno i gironi, ce ne sarà un altro appunto tra Borussia e Bayern Monaco di Bundesliga. Bayern Monaco che comincia senza Lewandowski, perché metto sempre le ultime formazioni dell'ultima partita. E infatti vedete qua, Bayern Monaco si schiera con Neuer in porta. Ora appena di sistema in campo appunto Neuer, Davis, Alaba, Boateng, Pavard, Müller, Kimmich, Tolisso, Sané, Zirkzee e Gnabry. Metto sempre le formazioni dell'ultima partita, perché se non riesco a leggere proprio le formazioni metto quelle prima, vedo ci sono muniti espulsi oppure anche infortunati, e le sistemo così. Stesso discorso per il Dortmund, non c'è Royce che parte dalla panchina, c'è Burki, Akanji, Hummels e Chan, Guerrero, Witzel, Bellingham, Meunier, Reina dietro a Sancho e a Land. Detto questo ragazzi, si può partire con Zirkzee, palla al piede, e inizia qui la finale di Supercoppa di Germania. Zirkzee di fisico, Gnabry da fuori, Burki in angolo. Quarto minuto, già pericoloso il Bayern Monaco. Ragazzi, Burki sappiamo che è un portiere molto buggato e sarà difficilissimo superarlo. La mette in area. Testa fuori. Di Gnabry ancora. No, questa volta era Boateng. Fuori. Si riparte da Burki. 5 minuti, già 2 occasioni e un tiro in porta per il per il Bayern Monaco. Attenzione a questa punizione nelle mani di Neuer. Müller dentro per Sané. Campo libero, Sané, 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 Sané.
Sané a giro, Leroy Sané apre le marcature e solo a giro possiamo battere Burki. Solo a giro possiamo battere Burki. 1-0. Leroy Sané apre le marcature in questa finale di Supercoppa di Germania. Vediamo un attimo il replay. Destro a giro nell'angolino per il numero 10, nuovo numero 10 del Bayern Monaco, acquistato dal Manchester City. Ed è vantaggio 1-0. Tolisso per Gnabry, Tolisso per Gnabry, a giro anche lui, 2-0. Serge Gnabry al 28esimo, tiro di a giro ma a uscire in sostanza. Bellissimo il filtrante di Tolisso, meritato questo 2-0 del Bayern, assolutamente ragazzi, meritatissimo. Batte così Burki in uscita e fa 2-0 con la melting pot, la sua esultanza. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Agli avversari, possesso palla che è sicuramente un aspetto importante del calcio. Poi per Witzel, Sancho dentro, gol di Munir. Prima occasione per il Borussia Dortmund, gol. Questo è FIFA, signori. Tra l'altro, gol casuale perché c'è un tiro così al volo. Bello, eh? Bello, non posso dire niente, ma mi pare una cosa veramente strana. Cioè, ora voglio rivederla un secondo. Poi Meunier, cioè, che non è un tiratore da quel che so, a giro anche lui me l'avrà fatta pagare per i due gol che ho fatto. Gol del Borussia Dortmund, 35 minuto, già 2-1 la partita. È tutto pronto. Potrebbe anche provare la botta da lì. Guerreiro dalla punizione fuori. Siamo ormai agli sgocci del primo tempo. 2-1, partita piuttosto tranquilla, non ci sono state altre occasioni. Haaland col gol del 2-2. Detto, ragazzi, fatto. 2-2. Tutto da rifare. Qua è niente. Inutile, ragazzi. Mi ha risposto la formazione, no? Inutile, ragazzi, che tu su FIFA costruisci, tanto ti verrà distrutto. 2-2. Tutto da rifare. Regalano palla agli avversari. Vediamo se crossa. Sané. Lewandowski. Sané. Dentro per Gnabry. Su assist di Lewandowski, 3-2 al 61esimo. E ripeto, giusto così. 4 tiri in porta, 3 gol. Mentre 2 tiri in porta per il Borussia Dortmund, 2 gol. Giusto così, cannonata di Gnabry che fa doppietta addirittura. Spada fuori. Sulla riapertura degli stadi, con le notifiche che mi arrivano. Gnabry, o Gnabry come volete pronunciarlo voi. Ancora la melting pot che porta sul 3-2 per il Bayern Monaco. E ora torniamo a chiuderci dietro perché basta un contropiede e sappiamo come finisce già. A spazio. Bravo, salta il gran palla in mezzo. Sulla Reina Neuer per Sancho. Nessun difensore si è minimamente preoccupato di questa azione. Attenzione perché è pericoloso. Reina destro, marcato da Sule. Ma ci arriva ancora una volta Neuer. Sané con la sua velocità salta tutti. No! Sulla traiettoria del passaggio. E cosa fa? Può metterla in mezzo. Sancho col sinistro. Neuer. Può cercare il cross. Ho la sua linea di fondo destro, palo di Reus che è entrato. Palo di Reus. Esce Bellingham, entra Daoud mi pare. Delaney.
tocco profondo a scavalcare. No, attenzione nel recupero. No, Monier. Sule, via quella palla di Alaba. E finisce qui 3-2. Il Bayern vince la Supercoppa di Germania dopo la Supercoppa europea, dopo la Champions League, dopo il campionato, dopo la Coppa di Germania. 3-2, partita molto risicata. Va in vantaggio 2-0, si fa recuperare 2-2, subito trova per fortuna il gol del 3-2, rischia un bel po' nel finale, ma porta a casa la Supercoppa di Germania. Adesso come tutte le finali, ragazzi, ci godiamo i festeggiamenti. La sua essenza, anche perché questa è una coppa comunque molto prestigiosa, ed essere arrivati a un passo senza poterla cogliere fa ovviamente raffreddatissimo a questi giocatori. È il momento della festa, è il momento del podio, ovviamente ridotto al protocollo, per ricevere il trofeo con la felicità del pubblico, con i fuochi d'artificio, con la fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra. Per questo che è un momento bello, importante, bellissimo, no Stefano? Beh, indimenticabile direi. Io sono contento anche di essere qua con te a celebrare, a vivere. Hai vissuto qualcuno di momento? Beh, sono stato anche fortunato per questo e li ricordo tutti. Ecco qua ragazzi, che l'orgoglio, se vogliamo, l'orgoglio che deve Bayern Monaco alza terzo trofeo, tre pronostici nostri. Noi alza al cielo la Supercoppa di Germania, che in realtà qui, come vi ho spiegato all'inizio del video, è la Coppa di Germania. Io sono ai ringraziamenti anche io, grazie per la visione di questo video, ci vediamo prestissimo domani, molto probabilmente domani, con l'Europa League, e ho cercato di tenermi sulle spine il più possibile. La partita sarà Rio Ave Milan, come è stato Milan Bodo Glimt la scorsa settimana, dove e ho ottenuto tipo 200 visualizzazioni in neanche una giornata. Sarà il turno adesso di Rio Ave Milan, uscirà domani, e nel fine settimana ragazzi tutta la Serie A con Lazio, Inter, Napoli, Juve e Tottenham, Manchester United. Mi si è buggata la facecam, rimane solo l'audio. Ragazzi, vi ringrazio. Lasciate like, iscrivetevi, passate soprattutto dal canale. Ci vediamo presto con un altro video. Grazie a tutti e buona giornata.